Salve a tutti, vorrei parlarvi di un mediometraggio tratto da un'opera famosissima, che di Sergei Prokofiev. Problematica. Ok, Pierino il Lupo. Opera musicalmente semplice, infatti non fu pensata per essere un'opera complicatissima. Anzi, questa opera è utilizzata solitamente alle elementari per introdurre i bambini al mondo della musica. Brevemente, nel 1932, Sergei Prokofiev, avete capito chi, entrò definitivamente in URSS e voleva comporre le sue opere e fece anche quest'opera chiamata Il Tenente Chije. Però le autorità che vigilavano sulla cultura lo attaccarono violentemente alla prima esecuzione del canto sinfonico, accusandolo di essere artefice del declino della cultura e minacciavano di gravi ripercussioni sul suo confronto. Allora, in questo periodo difficile, che sinceramente per un autore sentirsi criticare così per cose così stupide, sì, è un'accusa un po' stupide, il musicista passava molto tempo a giocare con i suoi bambini e prese l'abitudine di frequentare degli spettacoli al Teatro Centrale per l'infanzia di Mosca. È qui che ebbe l'ispirazione di fare questa fiaba musicale. Però lo voleva fare in un modo particolare, ossia ogni personaggio aveva il proprio leitmotiv, il motivetto. Per esempio, Pierino è presentato da tutti gli archi. L'uccellino è presentato dal flauto, l'anatra è l'oboe, il gatto dal clarinetto e il nonno dal fagotto. Il lupo invece è interpretato da tre corni, i cacciatori dai legni e gli spari, i fucili, dai timpani. Così in questo modo faceva capire ai bambini cosa fosse la musica, che anche se fosse un'esecuzione così semplice, dietro c'è un lavoro complesso. Ok, quest'opera poi è stata ripresa da Disney in Musica Maestro ed è uno dei pezzi più famosi, credo, assieme alla Balena Ugola d'Oro. Ma nel 1995 fu fatto un mediometraggio, uno speciale televisivo, Pierino il Lupo, in cui vi è la partecipazione per le animazioni di Chuck Jones. Chuck Jones, se non lo avete in mente, è quello che ha inventato il coyote, ha fatto la rielaborazione di Tom e Jerry facendolo sembrare più un gatto che un gatto antropomorfo. È stato quello del Grinch e qui credo che sia uno dei suoi ultimi lavori, andando a mente. Basta parlare di questo, andiamo a incominciare. Il film comincia con un bel panorama e ci viene presentato quello che è il nonno di Pierino, interpretato da Lloyd Bridge. Sì, Lloyd Bridge, quello dell'aereo più pazzo del mondo. Dove è finito Kramer? Allora, c'è questo nonno che prepara la tavola in modo un pochettino maniacale. Manca qualcosa. Ah, i fiori! Ma questo è giustificato perché deve incontrare dopo tanto tempo sua figlia e il suo nipotino, Pierino. Confisco senza. Ed ecco qui i due, interpretati la mamma da Kirstie Alley e Pierino da Ross Mullinger. Pierino è doppiato da Ilaria Stani, che per intenderci è alla voce principale di Bart Simpson. Sì, ma dov'è il nonno? Ma che cosa, ma tuo padre lo sa che lavori qui? È stata una sua idea. Allora prendo un doppio whisky. Ok, scopriamo che la madre è rimasta vedova e perciò deve portarlo un po' dappertutto. Calcetto il lunedì, taekwondo il martedì. Taekwondo cosa? Taekwondo il martedì, la pallacanestro il mercoledì. Mamma, ho la piscina il mercoledì. Ah, sì. La piscina il mercoledì e la pallacanestro il giovedì. E venerdì a lezione di musica. Sto imparando a suonare il violino. E poi sabato e la domenica alle partite. Se manchi a troppe partite ti tolgono dalla squadra. Scusa se te lo chiedo.
Ma quando studi? Ok, anche questa è una situazione abbastanza assurda, eppure il nonno se lo chiede. Vabbè, poi si continua dicendo che la madre non ha tempo di fare queste cose, il fatto che il mondo è cambiato e che non... e che ci sono tante cose, è diventato un mondo violento di competizione, dicendo che una volta era tutto più semplice, come ad esempio si ricorda che c'è una storiella. Mi viene in mente che una volta successe proprio nel bosco che è qui davanti. È una storia meravigliosa che narra di un bambino che abitava in questa stessa casa con suo nonno e un giorno lui... Papà, racconta la storia. Un giorno si trovava nel bosco, proprio nel bosco qui di fronte. E papà, vuoi raccontare la storia, per favore? Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. Non so, forse è meglio che la racconti tu. Vabbè, non mi interessa chi narra, chi non narra. Basta che si inizi sta storia. Ed ecco che inizia l'animazione di Chuck Jones con Pierino in versione cartone animato, doppiato sempre dallo stesso Ross Malinger. Tra i tanti suoi amici c'è questo uccellino. Tutto ad un tratto apparve un uccellino che giocherellando volò intorno alla testa di Pierino. Pierino e quell'uccellino erano vecchi amici. Ma non è solo animale in questo cartone animato, c'è pure l'anatra. Stanatra, che sembra quasi una versione pacifica di Daffy Duck. Era un anatroccolo molto bizzarro. Vabbè, c'è un battibecco tra l'anatra e l'uccellino. E nel frattempo arriva un altro animale, ovvero sia il gatto. Sta specie di versione rossa di Tom. Il gatto di Pierino. Sto micio gatto vorrebbe mangiare l'uccellino, oppure l'anatra, lui non interessa chi dei due. E c'è questo battibecco e va avanti questa scenetta comica. Tuttavia arriva il nonno, doppiato in originale da Lloyd Bridge. Sì, il nonno che doppia il nonno. Il nonno è un gran borbottone perché dice E non sto esagerando, è proprio così il fagotto. Pierino, sai che non voglio che vai nel bosco. Ragazzo, te l'ho già detto una volta e te l'ho ripetuto un milione di volte. Questo bosco è un posto pericoloso, un posto molto, molto pericoloso. Insomma, e se all'improvviso uscisse un lupo da quella foresta, grande e affamato, e ti mangiasse in un sol boccone, dove finiresti, eh? Finiresti nella sua pancia, ecco dove finiresti. Vabbè, il nonno è un gran borbottone, però ha ragione. In sta storia c'è pure un lupo cattivo, cattivo. Ed ecco che appare sto lupo che sembra quasi una versione tra Will Coyote e le Grinch. Appare e va incontro e si mangia l'anatra. E il lupo in un boccone ingoiò l'anatroccolo tutto intero. Ok, nel frattempo il gatto cerca sempre di volersi mangiare questo uccellino e va sull'albero e nel tentativo di prenderlo, che c'è un'altra scena comica, rimane bloccato su sto albero perché sotto c'è il lupo che vuole mangiarsi pure il gatto. Tuttavia Pierino ha un'idea e di nascosto esce dalla casa e va su quest'albero dicendola all'uccellino di distrarre il lupo e dice al gatto di legare la corda alla coda del lupo così che possa tirare la corda e via, che il lupo diventa una sorta di pignatta. Quel povero anatroccolo resta comunque un racconto triste. E infatti questa non è la fine, perché arrivano altre persone, ovvero sia i cacciatori.
Sto gruppo folto che sembrano quasi i figli dell'ispettore Clouseau, che non fanno altro che camminare e sparare ogni tanto. ...620 cacciatori in 14 metri quadri. E in sto trambusto il lupo tossisce e fa uscire fuori dalla bocca l'anatra, che guarda caso era viva. Perché? Perché se l'è ingoiata tutta intera e sì, vabbè, la legge delle, che i lupi mangiano sempre le loro prede tutte intere, per, non so, avete capito, presente, le, il lupo mangia la nonna intera, mangia il cappuccetto rosso intero, mangia l'anatra intera, e quando lo butta fuori sono ancora vive. Questa qui è una legge delle fiabe, delle storie, non chiedetemi niente, niente di che. Comunque sia, sta anatra balla. Era talmente felice che, beh, si mise a danzare. Vabbè, i cacciatori iniziano qua a sparare di qua e di là e Pierino gli dice, ma perché non smettete di sparare? Fate una gabbia e portate il lupo allo zoo. E fanno sta gabbia e via. Pierino è diventato l'eroe del paese, è diventato, invece arriva il nonno. Sì, Pierino, mi hai disobbedito di nuovo. Vabbè, ma ha preso il lupo. Sì, l'hai catturato. Ma cosa sarebbe successo se tu non avessi catturato il lupo? Vabbè, ma... Se fosse stato il lupo a catturare te. La foresta è un posto molto, molto pericoloso. Io non faccio che ripetertelo, ripetertelo. Boh, aspetta, insomma, cioè... Lui è un bambino che ha preso un lupo, gli ha fatto legare la coda con una coda, l'ha preso con una pignata, sto lupo cattivo, cattivone, cattivone, più peggio del lupo cattivo, e l'ha preso un bambino che manco un gruppo di cacciatori che sembrano quasi i figli dell'ispettore Clouseau ci è riuscito. Un bambino ha fatto tutto questo da solo, aiutato solo dagli animali, ma gli animali sono animali, E tu sei ancora incavolato? Lasciando perdere tutto. Un pochettino orgoglioso non sei? No. Nemmeno un pochettino, non sei fiero un poco di tuo nipote? No. Nemmeno un poco. No. E poco. No. Poco. No. Ma poco. Un pochino forse sì. Oh, finalmente. Beh, forse lo sono anche tanto. Vieni anche tu, nonno. Non sarebbe una vera festa senza di te. Ti voglio bene, Pierino, ti voglio tanto bene. E via, inizia la marcia con Pierino, il cacciatore, il nonno, tutti gli animali. Lì che vanno nel paese e portano il lupo allo zoo. Non devi mai più avere paura, perché io sarò sempre qui a proteggerti. E qui finisce, almeno finisce, questa parte animata di Pierino e il lupo. Perché il nonno rivela che questa è una storia vera. Sì, certo che è successo, proprio in quella foresta che vedi là fuori. Allora dov'è Pierino? Non ci credo. Io mi chiamo Pierino, non è così? Beh, anch'io. Ah, certo. Tu ti chiami come me? Allora, Lloyd Bridges interpreta il nonno di Pierino, che però è Pierino Senior, perché anche lui si chiama Pierino, come Pierino il nipote, che è Pierino Junior, e allo stesso tempo doppia il nonno, che sarebbe suo nonno, ed è una cosa complicata perché sono le 9 di sera e tra poco mi suona il cucù, perciò non voglio dilungarmi più di tanto. Vabbè, come conferma, il nonno porta il vestito di Pierino. Ah, lui non ci crede, eh? Vorresti una prova, vero? Va bene, allora io ti darò quella prova. Non crede né a sua madre né a suo nonno. Ta-dam! Wow! L'ho conservata per te. Ho sempre desiderato dartela. Vabbè, dopo ci sono dei dialoghi tra lui e la figlia, dicendo che lui è orgoglioso, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ed ecco qui Pierino con i vestiti di Pierino Senior. E
appiccicato come nel cartone animato. Vabbè, lo lasciano solo e sente un uccellino, va ad aprire la finestra più finta del mondo e guarda caso fuori non c'è il panorama di prima, ma c'è un cartone animato. Questo è a Pierino il Lupo. Cosa dire di questo mediometraggio? A differenza di molti altri speciali o film che pretendono di prendere una fiaba corta, di dilatarla in tempo di un'ora o anche 90 minuti come si faceva una volta, devo dire che questo qui ha ben scelto di farla durare credo una mezz'ora. Non so quanto dura. Curiosa la scelta di farlo a tecnica mista, ancora più curioso di decidere di fare, di scegliere il live action, la parte con gli attori veri, ambientata ai giorni nostri, almeno ai giorni da allora, negli anni 90, nei giorni moderni, e la parte di fiaba totalmente in animazione. Chuck Jones si fa a molti personaggi che aveva fatto, ci sono molti echi, che a Will Coyote, a Tom e Jerry, al Grinch, e diciamo che l'animazione sostiene molto la musica. Vabbè, poi c'è il fatto che nella versione originale e anche qui gli stessi doppiatori sono le voci che sono nella versione animata. Questo qui è molto bello. Purtroppo però questo è una cosa molto rara da trovare. Casomai si può trovare su eBay la versione in videocassetta, ma almeno vi consiglio, c'è anche potete prenderlo con la biblioteca, c'è una versione in DVD, perché l'hanno fatto pure in DVD. E in DVD, a differenza della versione in videocassetta, che alla fine c'è la spiegazione di com'è Pierino il Lupo di Sergei avete capito chi, nel DVD c'è pure il backstage di come è stato girato questo film, di come è stato doppiato e di come Chuck Jones abbia preso ispirazione per le sue animazioni. Beh, questo è un film ben strutturato, ben fatto, senza troppe pretese, e lo consiglio. A proposito, visto che siamo in tema, ecco qui c'è una locandina per quelli che possono. C'è questa versione di Pierino il Lupo che lo fanno al Teatro Sociale di Luino questo venerdì, e allora vi invito a partecipare tutti. Ecco, io non ho nient'altro da aggiungere, per tutto il resto ci vediamo alla prossima.